accorgo che a 50 anni, anzi 52 per la precisione, ci sono delle cose che non si possono più fare. Per esempio, io avevo il vizio del fumo e ho capito che bisogna rallentare, bisogna smettere completamente. E ho cominciato con la sigaretta elettronica. No, signora, io la ringrazio. No. Ho cominciato con la sigaretta elettronica, devo dire che mi è costata 800 euro la prima settimana, perché io ho distinto, la buttavo per terra. Allora, la sigaretta elettronica è formata da queste boccette con dei sapori che tu le metti dentro. A parte che devi ricaricarle in continuazione, no? Un giorno entriamo, ho visto, una aveva due nei, una attaccata all'altra, ho detto... con la spina devi mettere queste boccette che hanno dei sapori buonissimi, no? C'è allora la fragola, buonissimo, c'è i frutti di bosco, buonissimo, melone buonissimo, però al mango, brava signora, voleva dire la sua, però quello al melone un giorno ho sentito che mi mancava qualcosa, allora ho comprato due etti di prosciutto crudo elettronico, ho fatto prosciutto e melone. Però ci sono un sacco di cose che però a 52 anni dico, caspita, ma io quando ero giovane queste cose non le ho fatte. E allora mi sono un po' ributtato sullo sport. Prima mi allenavo con quotidianità, andavo a correre tutti i giorni, perché avevo dei tempi di recupero maggiori, no? Adesso invece c'è questi sport Krav Maga. Krav Maga è uno sport che tu devi picchiare la gente. Cioè, ti insegnano che appena dici che ora è cazzo, ti ammazzi il bocca. Cosa succede? Cosa si fa anche a 50 anni? Le cose che mi stanno capitando sono tante volte allarmanti, perché voglio provare a rivivere le cose che ho vissuto da giovane. Per esempio, mi è tornata la passione della moto. Quando si era sbarbati, io avevo il ciao, avevo pagato 280.000 lire, poi tra gli option ho messo il selino lungo, la marmitta della Polini, quella tan dan 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 dan, costava 2,5 milioni, non me lo ricomprava nessuno. Adesso ho l'Harley Davidson, faccio il figo, devo dire la verità, partecipo anche a tutti i meeting, no? Sai, quelli. In 4 anni ho fatto 16 chilometri. Vado a prendere sigarette e torno a casa, tutto sporco, pieno di smog, ma fa culo, la metto nel box. Ogni tanto l'accendo e basta. A Milano non avevo il box, perché a Milano negli anni 70-80 rubavano i motorini spesso. Non la mettevo nel box, la tenevo in camera da letto. Mi accorgo anche che i cinquantenni come me. E per far vedere che hanno tirato fuori la moto, comprano la tuta. Sai, quelli che camminano... hanno gli stivali di Robocop, li vedi che vanno al Pavesi, strettissima, hanno un varicocele di 8 kg qui. Quelli che sono insieme da poco, le coppie, li vedi perché hanno la tuta uguale, col casco con su scritto RH positivo qui. Alcune con le orecchie vanno in giro. E ai nostri tempi cosa succedeva? La moto, quando si rompeva, la portava dal meccanico. Mentre oggi cosa accade? Grazie a internet, vedi quelli, io ho degli amici, sabato ci vediamo, andiamo a giocare a calcetto. No, devo smontare la moto, devo tirare via il carburatore, fanno tutto loro, stanno chiusi nel box, metto la marmitta della Polini, il carburatore dell'Orto. La donna è più forte dell'uomo, rendiamoci conto di questa cosa, la donna è quella che prende il sopravvento. Allora, se trovi l'uomo, quello che è capace di lasciare, la donna sta lì, ti ascolta, no? Per 2 minuti lui dice, no, guarda, non ti amo più, la donna. Passato il minuto, gli cala la maschera di Leonida di Sparta, quello degli Spartani, e senti, e comincia. Cosa hai detto? Non permetterti, cretino! Ti ho conosciuto che eri un bambino, non sapevi chiudere neanche il dentifricio! Scemo! Ti ho educato! Vai in camera tua! Il maschio nel corridoio lo senti che dice, Madonna, non si può neanche mai scherzare qua. Se ti lascia la donna, è una certezza. Quando ti lascia la donna puoi anche non essere innamorata di nessun altro, ha deciso lei e basta. Il maschio quando viene lasciato dice, cosa? Ma sì, ma figo, ma oh, ma ti accorge, ma pensa a te, ma ti accorgerai, come me non lo trovi, ma guarda un po' questa qui, ma tanto e tutti i nodi li sbriciolano, vedrai. Passano 4-5 giorni, il maschio è in casa da solo. Ma sì, poi... ma cosa me ne frega a me? Sai quante ne trovo? Sei in macchina da solo, in tangenziale la musica. 5 giorni che ti ho perso. Giri un'altra a te. Chiami l'amico in macchina, quello ti deve consolare. Lui dice, ma cos'è successo? Allora, a parte che è maleducante, perché?
sei giorni fa mi aveva detto che io ero lui dice, ma non capisco, un attimo, sto piangendo, sei venuto per consolarmi o per rompermi i coglioni? Lei è a casa tu le citofoni, perché il maschio non ce la fa più, dopo 10 giorni va in esubrio. No, non mi interessa, voglio che me lo dica per l'ultima volta, ma non citofonanne. Lei chi è? Sono io. Io chi? Scusa se non ti sormato. Volevo dire un della casa Non compro niente! Volevo dirti che se hai deciso di lasciarmi io domani mi ammazzo, mi butto sotto il treno. Lei il giorno dopo ti regala il libro delle coincidenze dei treni. Le donne sono più forti. Quando noi maschi... Allora, interventi chirurgici. La donna fa la safena. Il dottore dice, mi raccomando, per 2 mesi deve tenere questa benda ben stretta. Esce dall'ospedale. A posto, a far culo. Noi maschi, al primo intervento chirurgico, quello di vitalizzare il dente, chiami il tuo amico. Dimmi la verità. Cosa succede? Non ti fai capire da nessuno. Il tuo amico, no, all'inizio, un po' doloroso. Per favore, tutta la verità. Arrivi al dentista, c'è l'imbarazzo, perché appena ti appoggi, lui ti mette i coglioni sul gomito, così il dentista, e tu dici, non vorrei girare la mano, che pensa che gliele devo pesare. Ti mette subito qualcosa, quello... Ti apre la bocca, che si secca tutta, e dice, vado di là. Che cazzo vuoi fare di là? Non si sa, fa sempre di là. Mentre lui è di là, dici, provo tutti i suoi strumenti. C'è quello dell'aria... L'acqua, il bicchiere dell'acqua, solo lui sa dov'è il comando. Lo fai azionare tu, ho visto gente uscire a nuoto. Ciao, come va? Oh! Le donne sono più forti, d'inverno. Maschio ha la febbre, 36,2. Io sono già nel letto così. Ho le babucce, le calze di lana, spesso 4 centimetri. Il comodino pieno di Active Grip, Zerinol, Fahrenheit, Everybody, Yesterday, tutte le medicine. Mia moglie in cucina la chiama e dico, amore, chiama il prete, non so se ce la faccio. La donna, 42 di febbre, si alza al mattino alle 8, porta la bambina a scuola, tira a casa, fa le tende, fa risotto, va a parlare con i professori della scuola. Insomma, signori, voglio l'applauso delle donne, sono molto più forte degli uomini. Di una cosa che mi sta un po' dando fastidio, perché diventando anziano mi accorgo come si stanno alterando i 5 sensi. Allora, i 5 sensi sono un po' come i 7 nani e te ne scordi sempre uno, no? I 5 sensi quali sono? Sono olfatto, vista, tatto, gusto e udito. Perfetto. Quelli che più mi stanno alterando ultimamente sono la vista e l'olfatto. Ho occhiali in tutta la casa e in macchina no, quindi dico, e ne compro continuamente, ogni giorno compro un paio di occhiali nuovo. E, ho i caratteri del telefonino, quando mandi messaggio la è grande così, quando, perché ridi sulle disgrazie altrui? E quando sono in aereo, prima che mi dicono spenga il telefono, sai quelle antipatiche, no, spenga un attimo, ho detto subito. E dici, mando l'ultimo messaggio, sai quello, sto partendo, faccio la S, la hostess da in fondo vede la S, signor Pucci, metta la virgola dopo, sto partendo. Io dico, fatti i cazzi tuoi, pulisci il bagno, che nessuno ti ha chiesto niente. Allora, l'olfatto è importante, no? Gli odori sono fondamentali. La donna poi vive con gli odori, no? La donna è sempre profumata. La donna va a letto con la goccia di Chanel e per tutta la notte profuma. Apri il suo armadio, c'è un profumo che esce, l'odore della donna lo riconosci, la prima storia d'amore tu riconosci, la senti viva perché senti il suo odore dappertutto, proprio sembri quelli di Twilight, sai gli orsi, quelli che seguivano l'odore, no? Noi maschi possiamo mettere anche un litro di profumo, dopo 10 minuti hai la calza sudata, l'ascella che è morta come lo yogurt, facciamo schifo, noi maschi facciamo... Allora, l'odore è importante e nello stesso tempo credo che l'odore per noi maschi sia come un mandato di cattura. Perché un giorno ero in macchina, è entrata mia mamma, mi ha dato un bacino. Dopo mezz'ora ho tirato su la mia donna, mi fa, chi è la troia che è salita in macchina? Ho detto, mia mamma, cazzo, cioè, hai voglia a spiegargli che è tua mamma? Non è proprio così facile. Gli odori, allora, gli odori, l'odore della prima volta, il profumo che quando hai fatto l'amore la prima volta lo si ricorderà per sempre, no? Quando senti questo profumo dici, Madonna, è uguale al profumo che aveva la mia compagna. L'odore della lasagna, quella che prepara tua mamma, la senti anche nel pianerottolo, no? Dici, cocchio, questo è l'odore della lasagna di mia mamma. L'odore è quello della scoreggia del tuo amico che ti ha fatto in macchina.
quello è indimenticabile. Apri la portiera e dici, cazzo, c'è stato il mio amico. Quando vedi quattro ragazzi con la testa fuori dal finestrino, è perché c'entra un quinto che ha scorreggiato. E quello chi è stato? E lui che dà il colpo finale.